Sono Tommaso Baldazzo, gioco alla Virtus Roma e sono un atleta. Sono sicuramente un giocatore molto altruista, mi piace molto giocare con i miei compagni di squadra insieme, cercare di dare più ritmo possibile ai miei compagni, cercare di tirare fuori il meglio da loro, perché alzare il livello dei propri compagni porta poi ad alzare anche il proprio livello, e questo è sicuramente fondamentale. Essere un professionista in questo sport, come in tutti gli sport, è fondamentale. Mantenere un certo equilibrio tra l'alimentazione, tra tutto ciò che ti fa star bene col proprio corpo, lavorare sul proprio corpo per cercare di avere la massima carica, la massima energia tutte le volte che si scende in campo e si scende in palestra per allenarsi. In questi anni qui sono passati tanti professionisti, tanti ragazzi che hanno una cultura del proprio fisico, dell'etica del lavoro, che sono sicuramente eccezionali e da prendere come esempio, come ho provato a fare in questi anni qua. Io sono molto scaramantico e molto ripetitivo in tutto ciò che faccio prima degli allenamenti, ma soprattutto prima delle partite. Ci sono dei gesti che ripeto costantemente, soprattutto nei momenti in cui ho molta più ansia di entrare in campo. La mia testa sa benissimo che sono gesti che fondamentalmente non mi aiuteranno nella concentrazione, non mi aiuteranno nel calmare quest'ansia, ma semplicemente un modo per togliere la testa un attimo dalle proprie paure e cercare di pensare ad altro, rifugiarsi in questi gesti che magari pensiamo che ci possano aiutare, ma sicuramente non ci aiutano, diventa una semplice routine, per cui sicuramente è giusto essere scaramantici, ma non impazzire di tutta questa scaramanzia. Passare da Torino a Roma all'età di 18 anni è sicuramente stato un bel salto. Si passano tante fasi, poi questo è il mio quarto anno qua, quindi sono state diverse fasi che riguardano il mio rapporto con la tifoseria, ma sicuramente è un rapporto molto bello. E sono molto legato a loro, sono molto legato alla città. So benissimo che ci possono essere momenti di difficoltà, lo sanno anche loro, però sono contento che si sia creato un rapporto forte, per cui c'è unione, c'è condivisione del pensiero, c'è condivisione dell'obiettivo. Questo è sicuramente fondamentale. L'obiettivo principale del giorno d'oggi è quello di salvarsi e poi cercare di, gli anni di contratto che io ho qua, cercare di arrivare al massimo, cercare di potersi giocare dei playoff. Questo è sicuramente l'obiettivo che ho in questi anni qui. La mia generazione è una generazione che, soprattutto l'annata dei 98, in giro per l'Europa ha vinto la medaglia di bronzo, ha vinto la medaglia d'argento ai mondiali, quindi sicuramente è una generazione che può dar tanto. In questo momento qua forse siamo stati anche una generazione fortunata, per cui ci è stato permesso anche di giocare dei minuti. Sono squadre che hanno creduto in noi, questo è fondamentale. Spero che tutto ciò alzi poi il livello un giorno della Serie A, un giorno non troppo distante, possa alzare il livello di tutte le categorie. Penso che il basket italiano sia in crescita, mi sembra che il campionato di Serie A quest'anno sia di ottimo livello, anche la nazionale che ha fatto l'ultima uscita fuori ha giocato molto bene, ci sono dei ragazzi che sono super giovani, sono tante facce nuove, sono sicuro che il basket italiano è in crescita. Il consiglio più grande che posso dare è che ci saranno tante difficoltà che si possono superare, momenti in cui ti senti solo, momenti in cui però a ragionare su quella solitudine lì, a lavorare su quella solitudine lì, sicuramente puoi uscirne più forte, e che il lavoro in palestra non debba mai mancare, perché è la chiave di questi successi.